brutta disavventura e grande paura per Teresa Langella. L'ex tronista di Uomini e Donne si trovava in vacanza con la famiglia quando è avvenuto il fatto. Suo papà si stava rilassando su un materassino in piscina e si è addormentato. Poi è caduto in acqua e non è più tornato in superficie. Davvero un grande spavento per Teresa Langella che tra poco, il 14 settembre, sposerà il compagno Andrea Dal Corso. «Vivo le emozioni a mille, che devo fare se sono così?» ha dichiarato l'ex tronista, «non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto. Lui era meno pronto di me, mi sono chiesta se dovessi dargli una seconda possibilità». Ma torniamo al racconto dell'accaduto. Il papà di Teresa cade in acqua, il salvataggio da parte di Andrea. Teresa Langella ha raccontato il fatto con alcune storie su Instagram. In pratica quando il papà si è addormentato e poi è caduto in acqua nessuno si è accorto di nulla. Soltanto Andrea Dal Corso si è reso conto che qualcosa non andava e quando ha visto che l'uomo non tornava più in superficie si è tuffato e gli ha praticamente salvato la vita. Papà si era addormentato sul materassino, ha raccontato Teresa Langella, all'improvviso, non c'eravamo accorti di niente, né mamma e nemmeno le mie zie, Andrea vede che all'improvviso papà cade giù e non torna più su. Si fionda in piscina, 3,5 metri di profondità, noi lo guardiamo, per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi e adesso Teresa Langella e Andrea Dal Corso possono proseguire i preparativi per il loro matrimonio. L'ex corteggiatore ha fatto la romanticissima e originale proposta alla fidanzata mentre si trovavano su un elicottero alle Maldive. Teresa non riuscì a trattenere le lacrime e tra poco, il 14 settembre, potrà coronare il suo sogno d'amore.